Dolcetto o scherzetto invade anche la città di Pagani. Dolcetto, scherzetto! Dolcetto! In tanti hanno popolato nel giorno di Halloween la città di Sant'Alfonso grazie all'iniziativa voluta dalla Confesercenti e sposata appieno dall'amministrazione comunale. È fuoco! Perché ti chiami fuoco? Sii più originale! Chiamati... acqua? Chiamati acqua! Ah! Soffia! Soffia! Ho detto soffia, non sputacchia! Ho capito fuoco, vuoi chiamarti fuoco? Fuoco! Fuocone e fuocherello! Mi fanno ricordare un gioco molto bello, che quando lo facevo la fronte mi bruciava! 7 e 7, 14... Grandi e piccini hanno passeggiato per le vie del centro cittadino godendosi la magia tenebrosa della festa. Ok, faccia poco poco più là. Ok, stendi le gambe, posizione funeraria. Un po' più sulle... no, questa è la mummia. Siamo rimasti meravigliati in maniera positiva dalla risposta dei paganesi, perché era quello che ci aspettavamo e che a cui aspiravamo per la città, perché questa città è pronta a ripartire e soprattutto i commercianti sono pronti ad accogliere i bambini con tanti dolci, perché proprio la manifestazione era stata organizzata in questo modo, dolcetto scherzetto per il centro cittadino. E siamo contenti appunto che tanti bambini abbiano potuto, diciamo, stasera festeggiare in serenità e in sicurezza insieme alle loro famiglie questa ricorrenza. Questa è stata solo la prima, diciamo, occasione che è caduta e che è capitata, perché diciamo, noi ci siamo costituiti come Confesercenti Pagani da pochi mesi, quindi era la prima ricorrenza utile per organizzare una manifestazione, ma stiamo già insieme anche con l'amministrazione comunale pensando a molte attività da fare durante il periodo natalizio. E ci auguriamo, insomma, che questa sia solo la prima di una lunga serie di eventi che possano far ripartire il commercio a Pagani. Una sinergica collaborazione con Confesercenti che produce questa bella serata. Dopo il loro grande contributo per la festa di Sant'Alfonso, ancora un'iniziativa che è stata condivisa con l'amministrazione di Pagani. Un evento riuscito, migliaia di paganesi e non solo che passeggiano nel salotto della città con tanti bambini in festa, i commercianti contenti che vivono insieme a noi il rilancio di questa città che secondo me passo dopo passo sta tornando grande.